Ciao a tutti ragazzi, qui è Starkey e bentornati su Widdle. Per chi segue Beehive sa che purtroppo da circa 2 settimane sono senza telecamera e sfortunatamente anche col PC rotto. Ma ho dovuto trovare delle valide alternative perché questo video lo volevo, anzi lo dovevo assolutamente fare. Penso che ormai sappiate tutti quanti che ieri sono stati annunciati i tanto attesi Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Ah, il momento tanto atteso è arrivato e da fan Pokémon non posso non dirvi la mia. Sono rimasto sveglio io tutta la notte del 30 per vedere in anteprima queste informazioni, fare delle attente analisi evidenziando tutti i minimi particolari. Infatti non vi nascondo che avrò visto il trailer almeno una quarantina di volte per capire al meglio se il prodotto mi possa piacere oppure no. Però partiamo dalle basi. Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sono stati annunciati durante una conferenza di The Pokémon Company, Nintendo e Game Freak, insieme ad altri due titoli, ovvero Pokémon Quest, gioco gratuito simile a Mystery Dungeon più Minecraft, già disponibile per Nintendo Switch, è un misterioso gioco in uscita nella fine del 2019 che potrebbe aprire le porte ad un vero e proprio RPG core simile ad XY e Sole e Luna, in parol povere la tanto attesa 8ª generazione. Ecco, perché quindi rivelare un titolo che uscirà tra un anno e mezzo mentre è stato appena svelato un titolo della serie principale? Evidenziate per bene queste mie parole perché torneranno molte volte in questo video. Dall'annuncio di questo titolo core RPG in uscita nel 2019, che non è quello annunciato alle 3 dello scorso anno, attenzione, molte persone hanno ipotizzato che Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee rappresentano semplicemente degli spin-off di Pokémon, ma non è così. In realtà il gioco nasce come titolo della serie principale del 2018, nonché reboot alias remake di Pokémon Giallo, che vuol dire che sarà probabilmente simile al vecchio titolo per Game Boy, ma non esageratamente uguale, sia per la distruzione del gioco in stile Pokémon Go, sia magari per mappe aggiuntive sottotrame, staremo a vedere. Al di là del fatto che abbiamo pochissime informazioni, cosa ci mostra questo trailer? Una grafica pulita e stilizzata che ripercorre la regione di Kanto, un sistema di battaglia con un solo Joy-Con preso letteralmente da Pokémon Go, una modalità cooperativa dove è possibile giocare insieme ad un amico e con addirittura la stessa console, incontrare Overworld dei Pokémon nei percorsi di gioco dove si va letteralmente a fottere il senso randomico e lo stupore di incontrare i selvatici, la possibilità di interagire con Pokémon Go scambiando Pokémon all'interno di questo fantomatico Go Park, e per concludere una features a mio avviso molto carina, ovvero un Joy-Con a forma di Pokéball che è molto simile al Pokéwalker di Earth Gold e Soul Silver. Infatti si potrà portare il mostriciattolo tascabile allenandolo e coccolandolo fuori da casa. Ah, dopo aver analizzato questo trailer posso dire soltanto una cosa ragazzi. Già, come primo impatto per me è assolutamente no. Ma ovviamente sono qui per spiegarvi il motivo di queste mie parole. Partiamo dalla grafica, uno degli elementi principali che al primo impatto mi ha fatto disprezzare, tra virgolette, il gioco. Non mi ha convinto. Non mi ha convinto perché per quanto l'environment sia molto carino e anche condivisibile per un titolo Pokémon, mi sembra un passo indietro fatto dalla Game Freak, dove con Sole e Luna era finalmente riuscita ad ottenere una grafica più matura, fatta comunque di Overworld e tileset con proporzioni e dimensioni reali. La grafica di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee invece mi sembra un ritorno ad Omega Rubino e Zaffiro Alpha. Non brutta attenzione, ma semplicemente una scelta stilistica che non apprezzo, perché Pokémon con l'avvento di Sole e Luna stava davvero entrando in un mood grafico e un cambiamento pazzesco. Passiamo ora al gameplay, anche qui sono molto scettico. L'idea di usufruire della meccanica di Pokémon Go, un gioco che sì ha avuto un grande successo ma che ora è calato di picco, mi fa pensare parecchio. Dover catturare in modo realistico il Pokémon proprio come il gioco della Niantic può anche starci per un titolo Pokémon, ma ricordiamoci anche che la stessa Game Freak ci ha fatto crescere con i suoi giochi sempre con l'idea che un Pokémon per essere catturato deve essere indebolito da un proprio compagno di squadra. Quindi riflettendoci, in questo gioco a cosa servirà una squadra Pokémon? Solo per combattere gli allenatori di gioco o solo per puro collezionismo? Ciò che amavo di Pokémon Go era proprio il fatto che si distaccava completamente dai titoli principali, sembravano due giochi completamente diversi. E ora, rivedendolo proprio all'interno della serie principale, mi fa veramente storcere il naso, ragazzi, come se la Game Freak fosse convinta che cambiare completamente la modalità di gioco possa essere una soluzione a passo coi tempi, togliendo di mezzo tutta la storia di videogiochi Pokémon che si è creata anno dopo anno. Altra cosa da non dimenticare è la modalità di cattura con un solo Joy-Con. Ripeto, molto carina, ma poco efficace per un giocatore di Nintendo Switch. La console la tengo da circa 8 mesi e non ho mai, e dico mai, pensato di collegarla alla televisione.
soprattutto vi dico per un fattore di pigrizia. Ma se io volessi quindi giocare in modalità portatile dopo una lunga e intensa giornata di lavoro e decido per esempio di stendermi un attimo sul divano e giocare, come sarà possibile lanciare una Pokéball? Devo per forza togliere i Joy-Con? Sì ragazzi, sono parecchio pesante e sono convinto che ci saranno altri metodi, ma credetemi che la maggior parte dei giocatori applica la mia stessa idea. E lo stesso Masuda ha dichiarato che Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee sarà un gioco che usufruisce principalmente un sistema locale che un sistema portatile. Quindi non saprei, a mio avviso bisogna vedere tutti i punti di vista con una console come Nintendo Switch. In questo caso la Game Freak per il momento potrebbe aver fallito, ma è ancora troppo presto per parlarne. La modalità cooperativa invece è molto interessante. L'idea di giocare con un altro amico e facilitarti il gioco può sicuramente aumentare l'intrattenimento, ma anche in questo caso la Game Freak abbandona completamente l'idea di console portatile e obbliga quasi a giocare in televisione con un amico. Allo stesso tempo bisogna anche considerare il fattore difficoltà di gioco. Sicuramente in due giocatori il gioco diventa veramente facile e per un bilanciamento il single player dovrebbe risultare un tantino più difficile. Ma sarà davvero così, dato che siamo purtroppo abituati ultimamente a giochi pressoché semplici? Lo stesso vale per gli overworld di gioco. Abbiamo sempre, e dico sempre, sognato di vedere i Pokémon che camminano sull'erba alta, arrampicarsi sugli alberi o per esempio nuotare sulla costa di Kanto. Ma proprio come accennato prima, si perde tutto il senso randomico di incontrare un Pokémon selvatico, sempre per supportare questa idea di Pokémon Go. Lo stesso vale per i Pokémon che ti seguono, un amore e odio per me. Per quanto riguarda Pikachu e Eevee, nulla da discutere, va benissimo, ma per gli altri non saprei ancora. Mi piace il fatto che hanno voluto mantenere le proporzioni esatte di ogni Pokémon, come per esempio Gengar o Electrode che si vedono nel trailer, o cavalcare un enorme Charizard Onix. Per il momento non mi voglio sbilanciare su questa scelta, perfetta stilisticamente ma concettualmente non saprei ancora. Ho bisogno di più informazioni, dato che mi ricorda molto Digimon Cyber Sleuth per PS4 e credetemi che con mosse enormi la visuale veniva quasi oscurata. Passiamo ora alla Pokéball Plus. Nulla da criticare, idea geniale e molto carina. Come ho detto prima, una sorta di evoluzione del Pokéwalker. L'unico problema è che in alcuni paesi potrebbe sembrare poco appropriato camminare addirittura con una Pokéball in mano, soprattutto di quelle dimensioni. In Giappone la cultura è diversa, quindi ci può anche stare, ma non so negli altri paesi del mondo, inclusa l'Italia, quante persone potrebbero seriamente usufruire del servizio. E ora ragazzi, arriviamo alla tanto attesa connessione con Pokémon Go. Qui ho tanti dubbi e domande, che possono creare anche un'interessante discussione qui sotto nei commenti. A cosa servono esattamente due versioni di gioco? Considerate proprio il fatto che sarà possibile scambiare Pokémon con l'applicazione Go. Quindi, per quale motivo un utente dovrebbe acquistare una versione di Eevee e una versione di Pikachu? Solo per la mascotte di gioco? Si perderebbe esclusività tra i due titoli. Vecchie opzioni che soltanto l'utente che acquistava un determinato titolo poteva ricevere. In questo caso abbiamo un terzo gioco che ci dà una grande mano, ovvero il gioco di casa Niantic. E ve lo dico anche da giocatore attivo, soprattutto per quanto riguarda il fattore collezionismo. Ho quasi finito il Pokédex di Kanto in Pokémon Go, quindi vorrà dire che ho anche quasi finito il Pokédex in Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee. Riassumendo, l'idea di collegare Pokémon Go mi sembra un modo forzatissimo per facilitarsi tutto il gioco per Switch, e non la vedo una grande idea, dato che con il multiplayer locale saremo nuovamente facilitati durante l'avventura di gioco. In sostanza sarebbe un gioco veramente semplice che magari dura anche poco, ma ripeto, abbiamo poche informazioni e per ora mi limito a criticare quelle che sono state svelate, e critico soprattutto le box art. Cioè ragazzi, vi prego, ma cosa hanno combinato? Cioè veramente raga, sono scene. Hanno appiccicato un disegno di Pikachu e di Eevee sullo sfondo di Windows XP e alla fine hanno scontornato malissimo. Cioè ma vi rendete conto? Vabbè. Per concludere amici miei questo video, i nuovi titoli di casa Game Freak sono promossi o bocciati? Sarò buono e li voglio salvare con un debito a novembre. Proprio come ha annunciato l'azienda nipponica, questi due nuovi giochi nascono principalmente per coloro che si sono avvicinati a brand Pokémon direttamente da Pokémon Go, e con questo reboot c'è la possibilità di far amare di più questo brand da parte di un'utenza magari più piccola o di persone che hanno lasciato l'amore per i Pokémon durante gli anni e che magari hanno ritrovato grazie a Pokémon Go. Sono stato forse un po' troppo pesante su alcune critiche, ma considerate che sono anche il tipo di persona che dopo aver ottenuto più informazioni potrebbe ricredersi, proprio come è successo con Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Quindi prendete come sempre le mie parole con tutta la semplicità di questo mondo e con un punto di vista fatto a caldo, fatto semplicemente dopo il primo impatto con questo trailer. È semplicemente un contentino, un antipasto per il possibile e vero e proprio gioco che uscirà nel 2019, che a detta di Masuda conterrà tutta la potenza che la Nintendo Switch possa elaborare. Quindi vediamo questi
due nuovi giochi semplicemente con una cotta estiva, che piano piano poi scompare per dare spazio al vero e proprio amore, che vedremo nel 2019. Una cotta estiva che, ricordiamoci, rimarrà sempre nel nostro cuore e nella nostra vita. Da Stark è tutto e mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate assolutamente facendomi sapere la vostra, perché davvero voglio discutere con voi e questo è il momento adatto secondo me, ed iscrivetevi sia a Weedle che al mio secondo canale Beehive, che trovate ovviamente in descrizione. Penso di aver detto tutto e ci vediamo al prossimo video.